Ragazzi da Boston, oggi andiamo a vedere la partita di Merrimack contro SFU. Cosa c'è qua? Indovinate che sport è questo? Nei commenti qua sotto. Che sport stanno giocando? Siamo arrivati al campo, come vedete ci hanno fatto entrare all'interno del college, questo è lo stadio. Ragazzi hanno inserito della trap italiana qua a Merrimack, i ragazzi. Come di ogni partita c'è sempre l'inno nazionale, qualsiasi partita sia. Ecco il nostro pupillo concentrato. Ragazzi, ma che spettacolo a pensarci, gente che viene da tutte le parti del mondo, che gioca uno contro l'altro negli Stati Uniti, giocando e studiando per l'università, nel campus universitario americano. Fantastico. Qua ragazzi si stanno riunendo i gruppi di studenti per cercare di guardare la partita. Io non capisco questi americani, cioè, ma ci sono 0 gradi, ma come fai ad avere la felpa? Cioè, perché vai in giro in felpa? Ragazzi, questo è il residential village, quindi qua ci abitano gli studenti. Quindi queste sono le case in cui abitano gli studenti di Merrimack all'interno del campus. Farmacie americane, ragazzi, le avete mai viste? Sono dei veri e propri supermercati enormi, c'erano anche i trucchi da mangiare, tutto c'è. Possibile trovare un bagno ai giorni d'oggi. Per fare il video ancora più americano, guardate qua, beef jerky, tipo un pezzo di carne che ti puoi mangiare così come snack, e ce la mangiamo. Ma guardate quanti tipi ce ne sono, cioè originale teriyaki, sweet and hot pepper, tutti i tipi ci sono, di carne affumicata con sapori, e li vendono come snack. Se vogliamo fare proprio gli americani ci prendiamo anche una bella Arizona, che è il tè da 1 litro, che costa sempre 1 dollaro. Costa 1 dollaro dagli anni 90 tipo. Eccoci ragazzi, finalmente il momento che stavate aspettando, il beef jerky, vediamo un po' di cosa sa. Non lo so ragazzi, non mi convince. Tipo salsiccia ma essiccata e compressata. Sa di bacon. Vai, adesso colli. Ragazzi, la palestra. Qua c'è la sala riabilitazione, guardate, dove ci sono i massaggiatori. Ragazzi, se vi piace questo tipo di video, mettete mi piace ovviamente e scrivetemi anche nei commenti se avete suggerimenti, se volete guardare qualcosa, vedere qualcosa all'interno del campus, così almeno posso farvi. Ovviamente c'è il Covid e quindi le cose che si possono fare sono ridotte, però possiamo provare a vedere come sono i college americani. Al prossimo video.